l'altro siamo nel centesimo anniversario del primo libro uscito di Hemingway, che nel 1923, Tre storie e 10 poesie, che adesso vedremo Ok. l'immagine. Siamo proprio, perciò ne Sì, tra l'altro a parliamo. questo proposito volevo anche invitare, eventualmente se ci fosse qualche telespettatore che passa da Ferrara, io il 15 di settembre Sì? sarò a Ferrara dove Sì? presenterò proprio il libro di Ernest Hemingway, questo che ricorre il 13 di agosto, ricorre praticamente il Il centenario esatto centenario. dell'uscita di questo libro, che è un libro che è stato tradotto, adesso ritradotto in Italia da Argento Dorato Editore, è un libro molto bello che consiglio, tra l'altro un prezzo molto accessibile, vi consiglio perché ci sono dentro alcuni racconti, in particolare su nel Michigan, che è considerato uno dei racconti forse più crudi di Ernest Hemingway perché parla di uno stupro, però è un racconto che Come al ha dal punto solito, di vista sì, cesellato, cesellato. Possiamo esatto. vedere l'immagine, Alessandro, delle copertine? Eccolo qua, Argento Dorato Ok, Editore, 100 anni fa, il primo esatto. libro di Hemingway, oggi in Italia. Lo vediamo Sì, tra l'altro in... farò questa presentazione, una cosa curiosa, la farò con un'esperta di grafologia, per cui avremo la possibilità di analizzare anche dei testi scritti a mano di Ernest Hemingway, delle lettere, Sì? per cui, perché ad esempio aveva l'abitudine di scrivere molto storto, quindi Ecco. non era aveva diciamo, un andamento abbastanza obliquo nella scrittura. Ci sono delle lettere particolari, quindi Perciò vale la pena anche anche quello, è un aspetto curioso da conoscerlo osservare. anche di più in questo senso. Adesso